Buonasera, bentrovati a un nuovo numero di Sportivamente. Come ogni giovedì siamo a commentare il cammino, il percorso del Pescara, un campionato che ha visto i biancazzurri di scena a Cesena in quella che era una giornata di campionato molto attesa nel posticipo del lunedì, partita che sappiamo tutti quanti come è terminata, un pareggio rocambolesco, se vogliamo per certi versi anche fortunoso e fortunato, quello conseguito dai biancazzurri in terra di Romagna. Al di là del buon punto che bisogna sempre salutare con positività, c'è da dire che comunque il momento della squadra di Pasquale Marino è tutt'altro che brillante. Non sorridono i punti in classifica, l'andamento sicuramente è estremamente lento, poco giustificabile per quelle che erano le ambizioni di una squadra che puntava a tutt'altro. E mentre salutiamo il Lanciano che è in testa alla classifica con un avvio di campionato spumeggiante, entusiasmante e con poche idee ma molto chiare per quello che riguardava l'organico, la costruzione e la conduzione tecnica, in Casa Biancazzurra invece ci sono ancora molti punti interrogativi. Punti interrogativi che bisognerà sciogliere subito perché bisogna pur ripartire prima o poi o perlomeno capire di che pasta è fatta questa squadra. Meccanismo che si è inceppato. Abbiamo visto tutti quanti la partita a Cesena, abbiamo visto i due turni di campionato consecutivi in casa contro il Bari e contro l'Avellino, che oltre a produrre risultati altalenanti e sicuramente non positivi nel suo complesso, hanno prodotto anche un gioco che sicuramente non è all'altezza delle aspettative. Ci si domanda il perché, si cercano di analizzare i tanti motivi che potrebbero essere o no alla base di questa situazione di difficoltà, ma si cerca anche di capire l'atteggiamento del tecnico, che è, fino a prova contraria, sempre stato pronto in queste settimane a giustificare l'organico e le prestazioni. Vediamo questa gara contro lo Spezia che cosa porta. Siamo tutti quanti intanto in attesa di 3 punti importanti, vitali, decisivi e poi se dovesse arrivare anche un miglioramento sotto il profilo della continuità del gioco e del ritmo, perché questa squadra qualche difettuccio sia dal punto di vista tattico che di rendimento lo ha avuto nel corso delle ultime settimane. E questo ci preoccupa un po' perché forse avevamo inteso un altro, avevamo preventivato, programmato nelle nostre menti tutt'altro avvio di campionato. E quindi siamo tutti un po' spiazzati dal vedere un Pescara che, insomma, non gioca un gran calcio e fa una enorme fatica ad affrontare qualsiasi avversario. Perché cercheremo di capirlo e di approfondire anche questa sera, ma non è facile perché è molto complessa la situazione. Tra l'altro, una situazione già di per sé difficile, si stanno aggiungendo in questi giorni, nelle ultime settimane, una trafila di infortunati che è sempre più, diciamo così, difficile da comprendere, da gestire da parte dello staff medico. Quindi, insomma, problemi su problemi. Vediamo. Buonasera William Carosella, buonasera. Ciao William. Vladimiro, buonasera, ben trovato. Antonio, Buonasera, ben rivisto a tutti, bentornato. grazie, grazie. Grazie a te. Walter, buonasera, bentrovato. Allora, partiamo Buonasera. subito con le danze. Io, insomma, ho fatto il mio solito preambolo e, direttore, l'altra volta ti ho lasciato per ultimo. Questa sera direi di partire da te. Vorrei che tu facessi un approfondimento su quello che sta accadendo. Preoccuparsi o no, sta di fatto che il Pescara, non dico che sia in zona retrocessione, ma il ruolino è quello che è, l'andamento è quello che è, insomma, non è un bel vedere. Sicuramente non è la squadra che abbiamo vista in precampionato e nelle prime partite di campionato. Anche a Trapani non abbiamo giocato male, anche se siamo stati penalizzati da due autoreti di cui abbiamo anche un po' di colpa. Però voglio dire, non è la stessa squadra, non è quella che aveva fatto, diciamo, capire a molti, tranne Walter Mezzi, che questa squadra poteva veramente puntare in alto. E io non riesco a capire, non faccio l'allenatore, quindi non mi do nessuna spiegazione per quanto riguarda questa involuzione. L'involuzione può essere anche dovuta agli infortuni, perché credo che la squadra titolare, quella che ha giocato nelle prime partite, è diversa da quella nella quale magari sei costretto poi a
a sostituire giocatori determinanti con altri che magari non sono all'altezza dei titolari, perché c'è il titolare e c'è la riserva, parliamoci chiaro. Poi non è detto che il titolare sia migliore della riserva, però nel contesto di una squadra, nel contesto di una, di un modulo di gioco che è stato digerito, suggerito dall'allenatore e i dettami dell'allenatore fanno sì che poi alcuni giocatori recepiscono immediatamente e mettono in pratica quello che l'allenatore chiede. E altri invece magari faticano, perché Vukušić per esempio l'anno scorso non era un giocatore scarso, ma se lo vedi in campo è veramente un giocatore. Non è che l'anno scorso abbia fatto poi tutta questa, cioè, insomma, sì. Era un oggetto misterioso, anche tale, è rimasto. Sto dicendo, da quando è arrivato in Italia, è arrivato al Pescara, praticamente Vukušić non è stato più il giocatore che stava nella. Sì, però il problema, William, è che questa squadra aveva delle difficoltà difensive, di impostazione difensiva, perché prendeva tanti gol. Però ha fatto dei gol. Adesso sì, ha grossa difficoltà anche, Massimo, in fase realizzativa. Gol, ma quali tanti gol? I rigori sono 4 gol, 2 autogol e 2 rigori sono 4 gol che hai subito. Poi prendi un gol. Continua a subire però. E vabbè, ma il 2-2 di Varese, il terzo gol, non è mica il colpo della difesa, è colpo dell'allenatore che non ha. Abbiamo capito, ma l'allenatore e la squadra, certo, devono viaggiare in simbiosi. No, perché l'allenatore è lucido di mente, perché non corre. I giocatori a Varese erano stanchi e quindi magari sono fatti prendere dalla voglia di vincere. Che può essere che capito, non abbiano, William, ragionato bene. Cominciamo a spacchettare anche le responsabilità tra quelle dell'allenatore e quelle della squadra. Non ne usciamo mai. No, tu parlavi della difesa. La difesa è Capuano e Schiavi. Quella funziona. Ma la difesa nella sua globalità sta prendendo tanti Bocchetti gol. È uno che praticamente un ragazzo, per carità, non voglio assolutamente colpevolizzare lui. Ma è titolare in questo momento Bocchetti. Sì, gioca titolare perché è infortunato. Gioca titolare. Sì, ma voglio dire, se io faccio una squadra che poi si esprime in una certa maniera all'inizio del campionato e in pre-campionato, poi non mi puoi venire a dire che i giocatori sono tutti uguali. Perché? Perché se io devo sostituire 2-3 giocatori, il fatto di Bjarnason per esempio, Bjarnason in precampionato sicuramente ha dato un grosso contributo a questa squadra. Ma non squadra. Possiamo tornare ogni settimana su Bjarnason? No, la allora, squadra non c'è più Bjarnason. Siccome ho capito, non c'è più ed è stato un guaio. Sì, però... Perché il sostituto... Scusami, prima di venderlo... Prima di venderlo... Sì, vabbè, questo l'abbiamo detto 50 volte. Ah, poi io non c'ero. Questo è successo. Sto dicendo... È chiaro che non l'hanno fatto. È chiaro che sarebbe stato opportuno prendere il sostituto di Bjarnason per non snaturare nemmeno Ragusa, che sicuramente ha iniziato bene il campionato. Ragusa nel centrocampo 4-3-3, ne puoi giocare. Ragusa a Cesena è stato riportato nel suo ruolo naturale, mi sembra che abbia comunque fatto una partita sottotono anche a Cesena. Sì, sottotono, però onesta. Cioè, in una squadra che ha dei problemi adesso è ovvio che viene coinvolto anche il giocatore, magari in altre occasioni si è messo in evidenza. Lo stesso Nielsen col Crotone, Nielsen ha fatto una partita incredibile, è stato il migliore in campo, però poi no, poi è un centrocampista di quantità. Ma vuoi parlare tu o parlo io? No, ma va bene anche il dibattito. Ma significa? Ma le trasmissioni devono essere anche vivaci. Sì, ho capito, a rispondere, però... no? Se tu c'hai il monologo per un quarto d'ora, c'hai ragione. Scusami, io sto dicendo e dici sempre le stesse cose, quindi a un certo punto che cagni. Sto dicendo che se devi interrompere, mi chiami, mi dici William. Come mi chiami? Mi dici William, ma aspetta che. Quindi? Perché poi peraltro se mi interrompe o si sovrappone, ci non si capisce tempo. Niente. E io praticamente perdo il filo del discorso. Non lo sai? Allora, stavo dicendo che alla fine la spiegazione ce l'avrà Walter Mezzi, che è un tecnico. Sì. Io
perlomeno ho individuato così in qualche episodio qualcosa, gli infortuni, le riserve che non sono magari all'altezza dei titolari. Sì. Che ti devo dire? L'allenatore che in alcuni casi... Sei d'accordo sul fatto che la squadra non funziona in questo momento? Ma sicuramente, no, l'abbiamo visto tutti. I voti sono stati anche abbastanza generosi per un primo tempo, sicuramente buono, che ha fatto sì. Però il Cesena, diceva il commentatore di Sky, è solito il Cesena giocare il primo tempo sottotono, poi nel secondo tempo mette D'Alessandro e praticamente aumenta. Infatti D'Alessandro è stato quello che ci ha massacrato. E così è stato praticamente. Bene Antonio, visto che hai iniziato le danze... No, a parte che c'ho un po' di voglia di parlare. Voi io ho la spiegazione. Io non ho la spiegazione, io addirittura ho... La soluzione. Vedi? Una grande cosa. No, vuole che li inquadri perché ecco, sì, io ho la soluzione, però non ve la dico adesso, ve la dico tra un po'. Più tardi, va bene. Ma è un quiz. Allora Antonio. No, siccome il direttore dice ogni tanto, no, che la trasmissione è dormiente, cioè saporifera, allora uno cerca nel dibattito di ravvivarla un po'. No, ecco, tutto scusa. Lì. Come ho fatto io la rapina, ma ci eravamo addormentati, io mi ero addormentato. No, come allora il fatto che ti abbia contestato, che tu mi abbia risposto eccetera, quello è ravvivare la trasmissione. Se io avessi lasciato parlare te non sarebbe successo. La portiamo in Cagnara un pochettino, dai, su, è vero Massimo? Bisogna farlo. Portarla in Cagnara, no, se no ci ma quale Cagnara? Comunque, dai, che stavi dicendo? Cagnara buona nel senso di... Antonio, che stavi dicendo? Ma non è, io già William l'ha già accennato all'inizio, il Pescara mi dava, io guarda, quando ho sentito, io non ci sono stato un periodo di tempo, ho sentito quella trasmissione di Walter, io sobbalzai dalla poltrona quando dice il Pescara arriverà tra il decimo e il quindicesimo posto. Se non erro, mi sembra che dicesti così, no? Io dal decimo in poi, io feci un salto e dissi, ma cosa ha detto Walter? Cioè nel senso che comunque a vedere le prime partite con un centrocampo giusto, perché lì io adesso faccio subito le prime partite di campionato di precampionato. Io ho visto con la Juve Stabia per esempio, vabbè, la gestione Bjarnason, ecco, bravo, cioè quelle era dove purtroppo poi sono succeduti anche degli infortuni, signori miei. Rizzo, mo prendo la parola del professor Della Sciucca, Rizzo, che è un centrocampista anche di quantità, è venuto a mancare. Brookman, è venuto che... a mancare, vabbè. No, mancare nel senso no, mancare sul gioco, sul campo. Poi c'è stato Brookman pure infortunato. Ecco, io invece rimarcherei molto quello che hai detto tu poc'anzi, tutti questi infortuni. L'ultimo adesso è Piscitella, vabbè, non fa parte della squadra titolare, però l'ultima serie... Perché io cambiano continuamente i campi di gioco, poi mi sa che si allenano anche su campi sintetici, se non sbaglio, sì. E quindi è dovuto proprio a questo, perché mo, lasciamo perdere Gozeman, questi tipi di infortuni non c'erano mai stati. Erano più giovani i giocatori, dai. Giovani, ma perché Piscitella c'ha 20 anni, Politano c'ha 20 anni, Viviani ce n'ha 21. Voglio dire, anche se giocano... Allora, Viviani infortunato. Non si è mai infortunato. Viviani infortunato, Politano infortunato, Piscitella infortunato, quasi tu. Brugma quanti anni ha? Scusate, neanche è un ferro vecchio, quindi... troppi infortuni, tra l'altro adesso si è infortunato il portiere, giocheremo in una situazione rimaneggiata, perché va bene che Belardi ha parato il rigore, però insomma non è che abbia una condizione fisica così esaltante da poter reggere 90 minuti. Poi Ragusa è ottimo come giocatore, io veramente lo vedo, veramente a me piace tantissimo, ma lo vedo nel 4-3-3 nell'attacco con i due che giocano alto, non lo vedo nel centrocampo a tre. Io mi auguro che io vedo benissimo un centrocampo con Brugma, Viviani e non so se è d'accordo anche Walter e Nielsen, perché Brugman e poi Viviani si deve assumere delle responsabilità. Tu non puoi giocare a playmaker, tu amore mio, cioè non so se l'allenatore, ma la palla deve passare tramite Viviani e poi c'ha come intermedi c'ha Brugman e il problema è che in questo momento per come è costruito il Pescara, io voglio dire, no, cioè non voglio fare, non dico non voglio fare il tecnico perché è una frase che non mi piace, mi sta proprio sulle scatole, però dico non voglio andare a ergermi a colui che sa il verbo, però
per come è costruito l'attacco del Pescara, il centrocampo a tre in questo momento non ce la fa. Sì, ma se i due che esterni che rientrano, ma amico guarda, mio, Massimo, è tutto là il giocattolo, ma è tutto lì il giocattolo, per quello dico che non ce la fa, guarda, perché i due esterni non rientrano, non hanno né la forza, ma né Mascara, la voglia, ma Mascara non ce l'ha la forza, ma non te lo fa neanche Ragusa, ma te lo ha fatto a Cesena Ragusa? Te lo ha fatto Ragusa a Cesena? Ma si era spompato già in quell'altra posizione, talmente spompato nell'altra posizione che poi è diventato diciamo così né carne né pesce né in fase offensiva né in quella di, guarda, di, diciamo, oggi le squadre che giocano col 4-3-3, se i due esterni non rientrano in fase di non possesso palla e fanno un centrocampo a 5, poi torno sul centravanti un attimino, poi tornerò sul centravanti. Si è inceppato pure Maniero, tra l'altro, perché si sta mangiando parecchio. Se questi due non rientrano e non si propongono, io vedo Politano c'ha 20 anni, oh, lasciamo perdere il gol che ha fatto, che è stato anche fortunoso, come hai detto tu. Lui è stato anche molto onesto nel dire che aveva fatto un cross e non un tiro. Ma se sono giovane, non è Mascara, purtroppo Mascara può entrare negli ultimi 20 minuti. Lo fai entrare, ma non che fai entrare nell'ultimo quarto d'ora, fai entrare Piscitella. Cioè, dove non vedo. Sì, però non mi pare che durante la partita l'allenatore dia indicazione agli esterni di rientrare o che si vada a sbraitare quando non viene fatto. Io ricordo la partita con lo Juve Stabia, e anche poi l'ho visto anche in televisione. Io sono stato presente solo alla partita dello Juve Stabia, l'amichevole, no, con Porto, con chi ha giocato poi in Coppa Italia. La Coppa Italia, che era quella scopo, che è Pordenone, che sì, era? Vabbè, Pordenone, no, quella è una bella squadretta pure, era poi un'altra partita. Io vedo, mannaggia, il Pescara non rischia niente, perché appena vedevano che a centrocampo ci poteva essere la possibilità di perdere il pallone, immediatamente lo davano dietro al difensore, ai due difensori, ai due centrali, e quelle, la squadra si riassestava e ricominciava l'azione. E mi piaceva quel gioco lì, e se ben ricordiamo, contro la Juve Stabia abbiamo rischiato solo su un colpo di testa, che poi dico anche che Schiavo e Capuano su quelle cose lì lasciano un po' desiderare. Un attimo sul centravanti. Sul centravanti, quando ha visto che Sforzini c'era Pavoletti, mo io non lo so com'è la situazione di Pavoletti nel Varese, se l'ha preso in prestito, eccetera, eccetera. Ma quello lì dove si doveva prendere. Antonio, ma Pavoletti, cioè voglio dire, magari perché? No, dico magari. Buoni rapporti con Di Francesco. Il Sassuolo, provate a cercarlo, no? Provate a chiedere se ve lo danno in prestito. Provate. Perché il Pescara sapeva forse che di poter schierare e contare su Sforzini, probabilmente con una visione troppo ottimistica delle cose. Ma anche attualmente il nostro centravanti, vedi, si è spompato già, è finito. Proprio ha fatto le prime partite. Maniero sta attraversando un altro che sta attraversando un brutto periodo. Comunque sul centrocampo, allora, è importante. Non si verticalizza per niente proprio, capito? Zero proprio. Non vede sulle fasce, sulle fasce. Allora io però vorrei affrontare un argomento che mi è, non dico a cuore, ma che, insomma, sul quale mi sono impuntato io, poi mi sbaglierò. Allora, che cosa voglio analizzare e approfondire? Lunedì, partita, io l'ho vista in televisione, commentatore di Sky, grossi elogi a Cutolo. Soprattutto nel primo tempo, gran giocatore, grande di qua, addirittura a un certo punto ho sentito anche ma come mai non gioca in Serie A? È un solista, okay, che praticamente non gioca. Scusatemi. Ha fatto un elogio anche a Pescara. No, fammi terminare, Vladimiro. Allora, Walter, io non so fino a che punto adesso mi avventuro in una qualcosa che non mi appartiene, ma io ho la vaga sensazione, poi mi sbaglio, che una gran parte dei mali di questa squadra sia nella gestione tattica di Cutolo. Allora, a Cutolo arrivano l'80% dei palloni in attacco. Cutolo gestisce l'80% dei palloni in attacco, non realizza, tira sempre in porta, non fa gioco di squadra, la squadra si imballa, la squadra si inceppa e si finisce sempre per vedere la stessa giocata di lui che fa mi accentro, se ci riesco tiro, se non ci riesco perdo la palla. Io dico una cosa, io credo che sia un problema questo,
No, peraltro mi impedisce anche a Balzano di fluidificare e fare i cross. Esatto, perché tra l'altro... Perché è un sì, intoppo. Allora, cioè, io credo che Cutolo vada Cutolo gestito meglio, perché sennò altrimenti così diventa un problema, mai. Cioè un Cutolo problema serio. Non torna mai. Cutolo, come tutti gli altri calciatori, deve essere gestito bene e meglio dal suo tecnico, non soltanto Cutolo, ma tutti gli altri individualmente e nella fase collettiva, sia per reparto che di squadra complessiva. Le caratteristiche di Cutolo però erano ben conosciute prima che Cutolo arrivasse qua. Sì. Cutolo è un attaccante che diciamo qualche anno fa, quando il vigore fisico era migliore... Sì, ma mi sembra un attaccante anni 80, sta lì, aspetta la palla, ascolta, fa la giocata adesso, poi ci rivediamo però, tra qualche minuto però, quando me la ridate. Però in precedenza Cutolo aveva fatto bene nelle sue squadre, precedente appunto al Pescara. Cutolo ha due caratteristiche, una negativa e una positiva. Quella positiva ce l'ha fatta vedere Galano, la caratteristica di Cutolo positiva ce l'ha fatta vedere Galano del Bari quando ci ha fatto quel bel gol. Allora Cutolo ha in mente il numero dell'accentrarsi, dell'accentramento verso l'area avversaria, lo scarto, cioè tipo alla Robben in pratica per intenderci, diciamo lo scarto col piede sinistro rientrando al centro, diciamo in zona centrale del campo, e il tiro in porta. Questo numero eseguito alla perfezione ce l'ha fatto vedere Galano, ve lo ricordate il gol del Bari? Sì. Quel numero è quello che Cutolo ripropone e vorrebbe eseguire alla perfezione in ogni partita. Non ce la fa più intanto perché è sovrappeso, non è allenato per tutti i 90 minuti, non è in grado di reggere la seconda fase della partita, quindi il secondo tempo, non fa la fase di non possesso perché lui gioca soltanto all'attacco. Questa è la caratteristica positiva di Cutolo. Positiva. La caratteristica negativa invece è quella la più grave, è che Cutolo non partecipa assolutamente al gioco di squadra. Perché dico questo? Perché quando Cutolo viene in possesso del pallone, lui questo pallone non lo passa, va bene? In estremis, rallenta tutto. No, in estremis, sì. In estremis, tenendo il pallone tra i piedi, magari resistendo anche a carica dei difensori avversari, se ne libera. Cioè Cutolo non passa la palla a Viviani, si libera del pallone, guarda caso, da quelle parti c'è Viviani. Perché dico questo? Perché questa è una sua caratteristica. Una sola volta Cutolo nell'arco di queste prime sei partite ha fatto un passaggio che ha messo in grado un compagno magari anche di concludere a rete, e l'ha fatto sull'esterno destro del Cesena, sulla tre quarti di campo, quando ha liberato al tiro in porta Viviani. Ve la ricordate quell'azione? Sì, sì. Quello è stato l'unico vero passaggio che Cutolo ha eseguito in sei partite. Ma queste cose deve naturalmente reprimerle l'allenatore, il tecnico, deve migliorarlo, deve disciplinarlo, deve mettere a disposizione la squadra e migliorarlo. La soluzione, no, questa è la soluzione del problema complessivo. Però la squadra lo cerca sempre, quindi certo, anche lì c'è una perché lui è un giocatore di grande tecnica, e quel numero che ha, quello scarto sulla sinistra col tiro poi in porta, quello è un numero micidiale, quello è un numero fondamentale. La palla attualmente va sempre alta. Sì, fa fatica a trovare la porta. Lui. Fa fatica a trovare la porta perché la palla va sempre alta, perché lui non è al momento in grado atleticamente di abbassarsi sulla palla, di arrivare con la testa, mo parliamo di tecnica, di arrivare con la testa quasi all'altezza del ginocchio calciante per tenere bassa la palla. Perché soltanto in quel modo, quando tu ti pieghi, vai di collo pieno, e ti abbassi a livello testa-ginocchio, soltanto in quel momento tecnico puoi tenere bassa la palla per le conclusioni da lontano. Cosa che per esempio contro di noi ha fatto con naturalezza Galano. La palla si è infilata. Vabbè, lui ha tirato da lontano comunque Galano. Ma anche Cutolo ha la potenza per tirare da lontano, però deve tenere bassa. Per fare questo deve essere allenato, deve dimagrire. Però questo è un altro problema. Deve aumentare la massa rossa, la massa muscolare, deve diminuire la massa di riposo perché Cutolo è ancora visibilmente sovrappeso. Quando avrà fatto queste cose, io mi auguro nel più breve tempo possibile, avremo un ottimo attaccante. Vladimiro, c'è da aggiungere qualche altro problemino? Io vorrei aggiungere proprio su Cutolo qualcosa, già l'ha detto lui. Se discutiamo le doti tecniche di Cutolo, allora vuol dire che di calcio ne mastichiamo poco. Tecnicamente è uno dei giocatori più completi, uno che sa fare le serpentine, che sa fare le finte, lascia di stucco l'avversario,
ha un difetto, e l'ha ripetuto pure lui, che tira sempre in porta, ma il pallone va quasi sempre non fuori dai pali, ma sopra la traversa, di poco, ma va sopra. Sì, però già è un problema, è che tira sempre in porta, no, Vladimiro, cioè bisognerebbe giocare un po' di più. L'ha detto lui, è una questione di postura. Cioè, nel senso che lui deve calciare, dovrebbe curvarsi. Sì, però di Vladimiro, più. Bisognerebbe perché giocare un po' di più di squadra. Sì, anche. Aspetta, arrivo. Perché questo giocatore, in altri campi, mi ricordo a Padova, che segnava un sacco di gol, tanto è vero, dicevo Cudolo, Cudolo, eccetera, e adesso non azzecca mai alla porta. Per quanto riguarda qualcuno, che non so se l'ha detto lui, dice deve tornare indietro. No, Cutolo, io lo vedo lì avanti, non è il giocatore che può tornare indietro, devi saperlo sfruttare, questo sì, ma che Cutolo tu lo voglia far tornare indietro non è vero niente. No, non lo può fare, io l'ho detto, non allora può fare il 4-3-3, però col 4-3-2... Vabbè, ma William, hai detto niente, non è che cioè, quello che, no, che tu hai detto adesso non è un problemino da poco. Voglio dire, siccome lui ritiene che Cutolo sia un giocatore che non deve tornare indietro, sì, nel momento in cui Balzano si vede impedito nelle fluidificazioni, perché poi non torna indietro nessuno a dare una mano, sì, allora si complica la situazione, perché Cutolo, Balzano Insigne era una coppia straordinaria. Lui fluidificava Balzano, se, e Insigne andava a se il giocatore che hai davanti non te lo permette, e l'allenatore allora, non dice nulla, cioè, allora non è... cambiamolo. Deve giocare Politano. Cambiamo modulo. Sulla destra deve giocare allora Politano, punto. È inutile che vai Vladimiro, vai. Politano deve essere un titolare. Il telecronista di Sky, sì, proprio nel primo tempo, al di là di aver speso degli elogi, degli apprezzamenti su Cutolo, ma ha detto che il Pescara stava giocando bene. Io ma non so chi sia il telecronista. No, il primo tempo sì. Il primo tempo il Pescara ha giocato bene. Mi è sembrato il primo Pescara di cui avete parlato, cioè di precampionato e le prime partite. Io ho visto un gioco, anzi, in alcuni tratti mi sembrava che avesse una personalità, una sicurezza. C'era più movimento in campo, c'erano più ripartenze. Lo stesso Balzano, non è vero che è stato Balzano, ha avanzato parecchio, per me è stato uno dei migliori, anche se l'hanno, gli hanno messo un voto basso. Deve sapere anche difendere. E quindi la situazione qual è? Che non si capisce perché questa squadra non riesce a fare gol. Il Pescara ne ha fatte 11 di gol, ma ha subito 10 reti. Vi faccio presente una cosa, un'osservazione. Il Lanciano è primo in classifico, ha 18 punti, ha 7 punti più del Pescara. Sapete il Lanciano quante reti ha fatto il Lanciano? 7. 7 reti. E ne ha subito una, mi sembra. Ne ha subite 3. Ah, 3. Questo che significa questo? Che facendo con 7 reti, in pratica ha fatto un gol a partita. Ha fatto 2 gol a partita. No, quante partite hanno fatto? 7. E un gol a partita ha fatto. Sì, sì. Se non avesse fatto 14. Un gol a partita, va bene. La matematica non è un gol. Va bene, sì, un gol a partita. Ha subito soltanto 3 reti. Questo è un campionato curioso. Il Lanciano è primo. Ma non è un campionato questo curioso. Questo che ti dimostra? No, ti perché dimostra. È il solito campionato di B, Vladimiro. Che cioè, noi parliamo sempre di centrocampo e attacchi, eccetera. Ma devi avere una difesa solida. Perché diciamo sempre che il centrocampo è il fulcro, il reparto più importante. Questo è vero. Ma noi purtroppo abbiamo una difesa debole. Non facciamo i nomi. Io ho sempre detto che questa è una difesa facilmente superabile. Penetrabile. È una difesa penetrabile. È una difesa ingenua. Non hanno il senso del piazzamento, non hanno il senso dell'anticipo. Io vedo difensore addirittura, una regola generale dovrebbe essere questa, che il difensore deve stare sempre dietro l'avversario, in aria, no? Certo. Invece qualcuno, io non faccio nomi, lo vedo avanti e dopo si ritrova, l'attaccante si va a girare e si ritrova l'attaccante. Ma il gol che ha preso dal Cesena su calcio di punizione. E si ritrova. Ma che stiamo a scherzare? Ma quei gol là non si vedono neanche nei dilettanti. Il Milan ne prende qualcuno simile. Quindi tutto sommato,
tutto sommato. Quest'anno più o meno. Quindi tutto sommato. Abbiamo un problema in tutto comune. Tutto sommato, il Pescara non ha giocato un primo tempo, ha giocato discretamente. Lo stesso Bisola ha detto, dice, è una squadra fortissima il Pescara. Lo stesso, lui l'ha detto, per accrescere non i meriti, per difendere la sua squadra. Non per far tutti vedere sono che lui, come Mancini che ieri sera in conferenza stampa ha detto il Real Madrid fa, insomma, acqua da tutte le parti. Dopo però, tutto sommato, che cosa è successo? Che nel secondo tempo abbiamo visto un Pescara completamente diverso. Forse vuoi, un Cesena no, completamente vuoi, per, arrivo. Vuoi per il Cesena che cercava di andare a vantaggio perché giocava dentro casa, vuoi perché il Pescara si è un po' impaurito e si è ritratto un po', e a un certo punto il Pescara ha perso tutte le misure, per cui a centrocampo c'era un vuoto, i difensori non riuscivano più neanche nel primo tempo ma nel secondo tempo, e quelli hanno fatto il bello e il cattivo tempo. D'Alessandro, però siamo andati dall'inferno, era l'inferno, rigore, perdere quella partita era l'inferno, dall'inferno per me siamo andati al paradiso, una resurrezione si può dire, in breve tempo. Ma perché ti metti l'occhiale? Perché il punto... Il punto guadagnato non è niente in classifica, no, il morale, un punto di più, ma è un punto d'oro per il morale, perché il Pescara deve ripartire da qui, deve ricaricarsi, perché il Pescara ha tutto. Vabbè, non possiamo dire adesso di essere in debito. No, 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 questa secondo me è la classifica che merita, ma però no, mi venite a dire che questa squadra è scarsa, ha tutte le potenzialità per far bene. Insomma, bene, allora, non prima si capisce, scusa, sì. Allora, siccome avete parlato della rosa, delle riserve, eccetera, è giusto che l'allenatore dia uno sguardo bene, utilizzi questi in panchina, perché è inutile avere una panchina lunga se poi tu non li utilizza, se vedi che ma qualche vengono utilizzati, beh, cioè non è che non, ma non avete notato, io secondo me io non vedo tanto disposto ad utilizzare i giovani. Ecco, Marino. Bravo. Marino è più per i senatori. Ricordati che lui a precisa domanda ha risposto: ci vuole il giusto mix. Sì, ho capito. Sì, il mix va bene, un giusto mix. Un modo elegante sì, per Massimo, dirti. Un giusto mix. Non però aspettate che fa entrare. Io, quando Mascara durante la settimana vedi che non è in condizione, non ma Mascara è stato l'unico compromesso che ha avuto Marino col pubblico e con l'ambiente. Ho capito, però non deve difendere che vanno visto insomma la mala parata, cioè, che su Mascara non si è in condizione, concentrando le... se non è in condizione non gioca, punto, gioca un altro giocatore, non è l'unico, William, se non dobbiamo far lo giocare so Mascara per vedere quel Ragusa, ma infatti i problemi sono molteplici, non meno è male. Che bisogna individuare in un solo giocatore. Bene, prima di ridarti la parola, William, perché hai detto la cosa importante, volevo sentire Walter tecnicamente sul discorso che diceva William, molto interessante, e qui arriviamo un po' al fulcro a uno, diciamo così, dei punti cardine del momento. Bisogna cambiare modulo, se voglio dire, no, se c'è questo problema, quest'altro problema, quest'altro problema, bisogna cambiare modulo. Ma si può cambiare modulo? E inoltre, Marino, cambierà mai modulo? Sono due domande diverse, anche se sembrano le stesse, perché ti ricordo che ieri sera Conte, che allena la Juve, quando gli è stata fatta una domanda precisa, gli è stato chiesto: ma non è il caso che lei forse cambia un po' le carte in tavola perché la squadra hanno trovato le contromisure? Lui ha risposto con una chiarezza esemplare: non ce li ho gli uomini per fare perfetto, così, non ce li ho, in perfetto, rosa non sì, ci sono, allora dico, e lei devi costringere, puoi costringere qualcuno a fare qualcosa che non sa fare o che lo fa di controvoglia. Però lui ha dato una risposta chiara, ha detto: devo fare un cambio tattico, come volete che faccia, devo fare il 4-3-3, non ce l'ho gli esterni, non ci sono. Allora, l'ha costruita a livello europeo, lui l'ha costruita lui, non la ci può squadra giocare. Scusa Massimo, ma l'ha costruita lui la squadra? Sì. Marino ha costruito la squadra e per la prima volta siamo andati a Rivisondoli in ritiro con la squadra quasi titolare, sì, al completo. Sì. E che l'ho visto io Cutolo che giocava esterno, e magari adesso ci accorgiamo che non è tanto efficace. Allora, questa squadra, sì, lo dico e lo ripeto, l'ho detto anche in fase di precampionato, di amichevoli, di partite di coppa,
osannate dalla stampa, dai giornali, dai massimi. Cioè, beh, allora, i risultati erano buoni. Una squadra definita come ammazza campionato, sì, probabile vincitrice in assoluto. Ma lo continuano a dire adesso. Oh, allora, il discorso è questo. Quella squadra, riassumo proprio in un minuto, è stata costruita con i piedi, è stata costruita malissimo, perché è stata costruita senza ruoli fondamentali, che sono un regista di centrocampo, un mediano, faccio un esempio, alla Zucchini, un centrocampista di corsa. Questi tre ruoli fondamentali il Pescara non li ha avuto, è stata costruita su esterni alti e bassi, terzini ed ali come si diceva una volta, e con un vuoto clamoroso a centrocampo. Il centrocampo, essendo il modulatore di gioco, perché a volte un'intesa di centrocampo può rallentare le azioni avversarie, può coprirsi meglio in difesa, può dare il là alle azioni offensive, quindi il cuore, il cervello di qualunque squadra al mondo è il centrocampo. Il Pescara è stato costruito senza i ruoli di centrocampo. Ci avviciniamo anche alla soluzione. Allora, che cosa bisogna fare? Ci arrovelliamo pensando a cambi di ruolo, a posizioni, a cambi di modulo, eccetera, eccetera. Qui non c'è da fare nulla di tutto questo. La soluzione c'è, per arrivare, diciamo, indenni a gennaio, per arrivare a metà classifica, possibilmente a gennaio, per poi azzeccare però quei 3-4 innesti. 3 o 4 addirittura. 3-4 innesti importantissimi, fondamentali. Cioè, soprattutto, hai proprio bocciato in tronco la campagna. Sì, soprattutto in quei ruoli fondamentali di cui abbiamo parlato. Perché senza centrocampo, oltretutto, non si innescano gli attaccanti. Ragusa, tecnicamente bravissimo, velocissimo, pieno di iniziativa, se non viene innescato dalla mezza punta, dal regista, dal centrocampista dei piedi buoni, si blocca, fa prestazioni negative come quelle di ieri. Questo vale anche per gli altri, vale per Cutolo, vale per Cabasci, vale per Politano, per tutti quanti. Quindi il ruolo del centrocampo è fondamentale. Allora, non disponendo fino a gennaio di un centrocampo all'altezza, che cosa dobbiamo fare? La soluzione l'hanno mostrata per la prima volta e mi hanno convinto per la prima volta. Io ho assistito anche le amichevoli. Sembra che stai a fare una televendita. Sì, una televendita. La soluzione l'hanno mostrata i giocatori del Pescara. Non so quanto di proprio abbia messo l'allenatore in questo. Giocatori del Pescara contro il Cesena, per la prima volta e dall'inizio della partita, hanno corso tutti insieme. Soprattutto nella prima parte della gara, quando hanno giocato in 11, hanno corso tutti insieme su tutti i palloni più velocemente del Cesena. Il Cesena è andato in grande difficoltà, non per la qualità, eccetera, eccetera, per gli schemi di gioco che ovviamente quando corri poi si confondono, ma per la corsa che il Pescara ha dimostrato di poter eseguire in modo superiore rispetto agli avversari. E io credo che io durante la cronaca poi sono stato sempre fiducioso nel pareggio del Pescara, perché c'era un merito atletico, cioè questi ragazzi che avevano appunto pressare come hanno fatto loro nel primo tempo, pressare a 2, pressare a 3, ti espone anche a bruttissime figure, perché dal pressing si può uscire, l'avversario tecnicamente forte, il D'Alessandro per esempio è in grado di uscire anche da un pressing sui due o tre calciatori, ti espone a brutte figure, ma quello è lo spirito. Allora non bisogna cambiare né modulo di gioco né calciatore, bisogna cambiare lo spirito di questa squadra, che deve diventare una squadra veloce, rapida, aggressiva. La tecnica c'è tutto per fare questo tipo di gioco, non deve mollare un attimo. La partita deve essere giocata allo spasimo per tutti i 95 minuti, senza un attimo di tregua. Questo è il modo per arrivare a centro classifica e poi inserire a gennaio quegli elementi qualitativi di cui la squadra ha bisogno. Quello che dici tu è notato, ma in maniera palese proprio, nella partita contro il Bari. Quando in possesso palla, quando il Bari era in possesso di palla, gli attaccanti facevano un movimento incredibile. Certo. Invece di contro, quando avevamo la palla noi, erano statici, fermi. Non erano dinamici. Camminavano per il campo. Quindi quello, allora, questo spirito, questo animus pugnandi... ci vogliono anche le forze. Ci sono, perché clamorosamente il Pescara è passato da una partita giocata a passeggio, la partita precedente, a una partita di corsa contro il Cesena, che poi è una delle pretendenti al titolo finale. Sì, però nel secondo tempo è successo che c'è stata quella fesseria di Pigliacelli, il Pescara è rimasto in piedi.
Questo gioco, il gioco che propugno io, non si può fare in 10, non si può assolutamente fare con l'uomo in meno, perché saltano i meccanismi del pressing, saltano i meccanismi di mutuo soccorso, salta tutto. Questo gioco va fatto intensamente, al massimo delle proprie capacità fisiche, ma ovviamente in 11, altrimenti il castello... In 11, il portiere lo devi togliere, in 10 si fa. Vabbè, in quel caso, sì, vabbè, in 10. No, il portiere può andare fino al limite dell'area. Che non, può fare il libero. Può correre fino Antonio, al limite dell'area. Antonio, tu intravedi delle soluzioni o dei miglioramenti? Allora, come ha detto lui, aspettiamo, vabbè, qualche rinforzo a gennaio, io mi auguro che... Ma non possiamo già iniziare a parlare di gennaio, no, ragazzi. Allora, scusa, allora, se il Pescara riprende il trend... Allora, lo dico qua, se il Pescara riprende il trend, il modo di giocare della partita precedente a quella del Cesena, a gennaio arriviamo ultimi, a gennaio arriviamo in ultima posizione, poi non si può correggere neanche se ci metti Rivera e Pedella in mezzo, capisci? Quindi noi con la corsa, con il pressing asfissiante bisogna a tutto arrivare prima sul pallone, appunto, bisogna arrivare e devi correre, prima dell'avversario devi, sul devi pallone. Correre più dell'avversario, ma non a gruppi di, ma a di squadra e complessivamente. Questa è l'unica arma per arrivare, diciamo, in una buona posizione di classifica a gennaio. Questa è la soluzione. È chiaro che se poi adesso contro lo Spezia rivedremo una squadra molle, una squadra che non fa inserimenti, una squadra che non pressa, che non dà fastidio agli avversari, allora la colpa veramente sarà di Marino e dovrà assumersi le proprie responsabilità. Allora, comunque, guarda, Antonio, tu hai sentito tra l'altro, sì, dico, hai sentito tra l'altro Marino come sta gestendo il momento, no? Sì. Le dichiarazioni, quello che lui pensa sulle prestazioni, quindi rimaniamo adesso ai calciatori che il Pescara ha. Se possiamo fare velocemente una formazione. Sì, ma siamo alla sesta giornata, parliamo già di gennaio, vuol dire che no, siamo veramente... No, vabbè, l'ha sollevato lui il problema, io sono d'accordo che qualche cosa bisogna cambiare, qualche giocatore deve prenderlo. E fuori lui ha detto 3, 4, 5, ma io non vedo che ne servono 3, 4, 5 di giocatori. Comunque il centrocampo per me è più assortito, e non lo so se sono d'accordo anche gli altri, è Brugman, Viviani e Nielsen. Questo per me è il centro che poi Rizzo... può sostituire Nielsen nella corsa. Ho capito, per... ma Brugman non ce l'hai e quindi... gioca, domenica rientra. Domenica rientra. No, sabato, sabato rientra. Però dico, nel momento in cui non ce l'hai, qualcosa ti devi inventare. Ma vedi che io vedo, guarda, che Brugman è l'unico che di qualità, è l'unico centrocampista di qualità. Giusto? Sei d'accordo? È il migliore di centrocampista. È il migliore. Io penso che anche Viviani possa rendere di più se gioca Brugman. Posso ipotizzare quello. Poi Bocchetti non può giocare centrale, non c'è niente da fare. Bocchetti deve giocare a terzino sinistro, o se no gioca Rossi. I centrali per me sono Schiavi e Capuano, che nelle prime partite avevano dimostrato veramente di essere bravi. L'unico problema forse è perché io vedo anche con la Juve Stabia, notai che i due centravanti ebbero due occasionissime con i colpi anche di testa. Anche qua c'è un discorsetto da fare su con i colpi di testa, se te lo ricordi, con i colpi di testa. Bassano se non ha... sul lato suo uno, quello della fase alta, che può essere in questo caso Ragusa, ma Ragusa non lo fa, lo può fare solo Politano sul lato di Balzano. Politano va a prendere il posto di Balzano perché Balzano va avanti, va a crossare. Se lì, amore mio, non c'è la cosa, la filiera lì sul lato destro, e rimane scoperto. Quindi quale lì, filiera? Cioè la filiera parlato, sulla destra. Ma abbiamo parlato adesso del problema Cutolo, tu mi parli di filiera, Cutolo non no, te lo per fa. No, per lui Politano. Per me Politano, perché Politano ritorna indietro, se Balzano va avanti, Politano va a occupare. Quindi Cutolo va in panchina? Ma per me sì, non può giocare, okay. Se non ritorna in forma, se il suo sovrappeso rimarrà così, non può, a meno che non gioca uno scampolo di 20 minuti. Noi abbiamo preso due giocatori con la pancetta. Mascara e Cutolo hanno tutte e due la pancia, ma non li vedete? No, Mascara è magro, dai. Tu hai visto Belardi, tu hai visto il portiere, scusami, ma Belardi un po' fuori forma. Sì, va bene, ma guarda che Cutolo va in apnea, ma no, non avete visto che non ha la forza di respirare? Ma non ci avete fatto caso? Quello, i primi 15 minuti della ripresa ha giocato, dopo non ha giocato più. E allora? Beh, un po' di più. Allora, noi abbiamo due soli giocatori che saltano l'uomo. Sono Ragusa e Piscitella. Sono gli unici due giocatori che saltano l'uomo. Ma te lo saltano però. Te lo saltano e creano la superiorità numerica. Perché tu oggi col gioco come si gioca in Italia, anche alla Serie A nostra, tutti quanti in fase di non possesso palla, dietro, addirittura tutte e 10 dietro alla metà campo,
Ma che stiamo a scherzare? Ma che è un gioco? Abbiamo visto la Champions come giocano. Ma l'abbiamo visto o no? Avete visto giocare lo Schalke 04? Avete visto giocare il Borussia Dortmund? Ma li vedete o no queste altre squadre come giocano? Sì. In Italia gioca la Juventus, giocava in fase di attacco tutta avanti. In fase di Chiellini faceva l'ala sinistra, Samoa faceva diciamo l'attaccante di sinistra, l'ala di sinistra. Non possiamo giocare in questo modo. Io ricordo la parola di Gagliano, non ci sta niente da fare. Prima eravamo un grande ristorante, un ottimo ristorante, ora siamo diventati una pizzeria, trattoria pizzeria. Questa è la realtà. William, chi ha le idee più confuse tra Antonio, Walter e Pasquale Marino? Forse Walter ha le idee un po' più chiare, devo dire, perché... Vabbè, lui è un tecnico, un allenatore, quindi... una disamina che condivido. È chiaro che quando parla di campagna acquisti fatti con i piedi non sono d'accordo anche per i termini che usa, perché si può benissimo esprimersi in maniera diversa, però tutto sommato credo che il 4-3-3 sia un modulo molto difficile. Tu hai detto bene, Massimo, l'altra settimana, noi il 4-3-3 siamo i cultori del 4-3-3, perché l'abbiamo visto fare da allenatori veramente molto bravi, Catuzzi, Rossi, Galeone, Zeman. E questo 4-3-3 non mi pare tanto, prima di tutto, non lo vedo tanto efficace e divertente, peraltro, perché poi a Pescara bisogna anche divertire, quello è il problema, perché la squadra del Lanciano è molto essenziale, molto concreta, è una squadra sicuramente lascia un po' da parte. Vaglielo a dire ai tifosi del Lanciano che stanno primi in classifica. Però vedi, il problema è che a Lanciano sono contentissimi, perché chiaramente la squadra... Ma sarebbero contenti anche a Pescara se oggi avessi 15 punti. Esatto. Allora, se fai i punti, magari il 4-3 lo interpreti in maniera non proprio brillante, può anche andar bene, però voglio dire, insomma, c'è modo e modo. Scusami, Walter. Sì. Il 4-3-3 prescinde solo da una, come diceva Walter, e io condivido pienamente perché sono d'accordissimo, dalla condizione ottimale, dalla condizione fisica ottimale. Il 4-3-3 tu lo puoi fare solo in quel... No, il 4-3-3 è dispendioso. Sono d'accordo, però poi oltre alla condizione fisica bisogna creare anche i meccanismi. Ma è chiaro, è pacifico. Vabbè, ma questo noi stiamo facendo... Guarda che questa squadra sta giocando insieme da Rimisondoli, non sembrerebbe poi. Poi la settimana che fanno? Scusatemi. Non è ancora la mano. Scusa, io non ho capito. E compreremo anche quella. Dai. Fammi fare la domanda a Walter, come allenatore, anche di scarso, perché chiaramente non ha fatto carriera, vuol dire che non è proprio... No, ho preferito la banca io, sono onesto. Tu hai fatto il contrario di Sarri, perché Sarri ha rinunciato al posto in banca ha fatto l'allenatore. Sta facendo bene a Empoli. Adesso sì. E ha fatto benissimo lui a non fare l'allenatore, a fare l'impiegato in banca, sicuramente. Però voglio dire, Viviani, quando è stato sostituito per effetto dell'espulsione di Pigliacelli, poi un capitolo a parte di Pigliacelli, direi di aprirlo, perché non è che sia stato molto sicuro fra i pali. Vabbè, comunque l'emozione. Vediamo sabato cosa fa Belardi, però. Sì, ci mancava pure il portiere. C'è un po' più di speranza, però magari i riflessi. Tra l'altro la sostituzione Viviani non è che l'abbia accettata. No, non l'ha digerita. Ecco, appunto, stavo dicendo... Io quando ho visto uscire, è uscito bocconchiando parecchio su Sky, ho visto Viviani molto irritato da questo. Sì. Ma secondo te chi avrebbe, cioè chi doveva sostituire secondo Viviani l'allenatore? Cioè un giocatore lo devi togliere, devi mettere in portiere. Maniero, in quel caso Maniero, perché Maniero in questa partita, Maniero ha tutte le mie simpatie perché è un ottimo calciatore, scuola Juve, ha fatto più gol di tutti quanti, è generoso, però attualmente tiene lo spogliatoio eccetera eccetera, ma in quella partita Maniero è stato inesistente, mi dispiace Giulio Carlosi. E tu ritorna a Bucus. Quindi Bucus non si può recuperare. È andata la trasmissione, chi l'ha visto? Non si può recuperare questo. È andata la trasmissione, chi l'ha visto? Se riuscissimo a recuperarlo veramente sarebbe un grosso vantaggio.
Bene, c'è allora, un problemino su Vukosic, non si è adattato. Un altro problemino. No, non si è affatto adattato alla realtà del calcio italiano, che sia di A, che sia di B. Sembra un corpo al uso in questi campionati. Ma perché, scusami, questo calcio italiano com'è di tanto Non è il calcio slavo, è un calcio fatto di intensità, di concentrazione, di difese fortissime, che non ha incontrato sicuramente nella sua nazione, dove faceva gol a grappolo. Qua non è così. Qua non ti permettono il minimo controllo di palla e palla. Ci sono qualità fisiche che occorrono per giocare in attacco. Walter, scusa, a parte la fase difensiva, cioè i difensori che qua sono un po' più coriaci, ma è il modo di giocare che non si è adattato a quel giocatore, perché il centravanti lui si deve adattare alla squadra, al centrocampo e a quelli che costruiscono il gioco. Ma è la squadra, chi costruisce il gioco deve adattarsi alle caratteristiche del centravanti. Sì. Se il centravanti è alto, allora devi giocare sulle fasce. Se invece è come Buco, si deve verticalizzare di più, perché può darsi che poi riesca a fare quello che ha fatto sempre. Faceva gol. Altrimenti prendi un attaccante che si adatta alla squadra che hai. Esatto. Devi prendere un attaccante. Se li fai i gol, Sforzini, che fine ha fatto? Non lo so. È ancora in fortuna, c'è problemi. Ancora in fortuna. Sì. Allora, Vladimiro, questa partita con la Spezia. Adesso noi abbiamo due partite. Spezia e a Palermo. Secondo me, per andare bene, dovrebbe fare 4 punti. Cioè, vincere contro lo Spezia e pareggiare a Palermo. Beh, hai fatto un programmino dignitoso. Buon ambizioso, se no ti devi fermare ai 3 punti che devi battere. Intanto quindi devi battere... andando poi a Palermo, la partita successiva, la gara con lo Spezia di sabato acquista un significato molto importante, perché sennò aprirebbe veramente una crisi non battere lo alla Spezia. Vigilia, tra l'altro, una trasferta proibitiva. Come ho iniziato la trasmissione, vai veramente all'inferno, non battere lo Spezia o pareggiare. Allora, i miei informatori, perché io ho anche degli informatori, lo so. mi hanno dato queste notizie, mi hanno detto che praticamente dall'inizio di settimana i tecnici, quindi Stroppo e i suoi collaboratori, stanno facendo fare esercitazioni continue sulla circolazione di palla a centrocampo. Quindi noi vedremo un grande tentativo di predominio con possesso palla a centrocampo. Ma quello che è più pericoloso, stanno tentando a triangolo delle combinazioni per arrivare in porta. Stanno facendo ripetutamente, almeno fino a ieri, delle combinazioni a 3 per arrivare al limite dell'area a calciare in porta. Combinazioni veloci, a tre uomini da un lato e dall'altro, e grande circolazione e possesso palla a centrocampo. Quindi loro pensano di impossessarsi del centrocampo, di fraseggiare, per poi arrivare al limite sempre a 3, magari sulla corsia destra o sulla sinistra, e chiudere le azioni di volta in volta concludendo a rete. Questi triangoli preordinati e organizzati in allenamento. Stanno facendo esercitazioni specifiche sul possesso palla a centrocampo e sulla liberazione dell'uomo dopo i triangoli a 3 con conclusione a rete. E che tipo di triangolo fa? Triangoli rapidi, veloci, stretti. Triangoli sociali. Non ci scherziamo. Antonio Scareno. Stroppa, come torna all'Adriatico? Per lui è importante, vorrebbe anche, secondo me, prendersi una rivincita e vincerla sta partita, sicuramente. Beh, è un ritorno di un personaggio che ha lasciato insomma qualcosa a Pescara, in negativo, ma quello che ha fatto più punti. In negativo perché ha fatto parecchi gol. Bergodi ha trovato anche squadra. Bergodi è andato a Brescia. Sì. Ha trovato adesso anche però arriva Stroppa, poi ci pensiamo a Bergodi. E Stroppa ha trovato lo Spezia. Comunque, quante volte l'anno scorso lo dicevamo, no? In Serie A anche, siamo al crocevia, no? Ti ricordi questa frase? Quindi la partita con lo Spezia veramente diventa una partita importantissima, non importante. Sì, molto importante. Dimentichiamo mai però che siamo all'inizio. Sì, ma William, è una partita importante. Ma può andare poi a Palermo, il Palermo di Iachini. Il Palermo di Iachini non è il Palermo di Gattuso. Non Palermo. Palermo Iachini già gli ha dato una propria identità. A me questa squadra del Pescara, guarda, veramente all'inizio, pre-campionato e partita, guarda, scusami Walter,
La squadra aveva una propria identità. È là che vi sbagliate tutti. La squadra faceva già allora, già dalle partite vinte, faceva una circolazione di palla. Ma non riesco che a adesso i tecnici dicono giro palla, lentissimo, con scarico sempre a Pennizzoli. No. Non è la porta, è dall'altro lato e bisogna raggiungerla velocemente. Quella circolazione di palla mi irretiva, mi dava fastidio. Ma non rischiava nulla. Ma che vuol dire non rischiava? Non creava nulla. Poi si sottoponeva effettivamente anche agli attacchi avversari. Ma vedi, Valerio, quando le partite sono diventate serie, quando sono stati in ballo i tre punti, non ha potuto fare più il 6-0 al Messina. A Trapani dove, hai capito? No, anche a Trapani, anche a Trapani, siccome il Pescara anche lì ha giocato, anche a Trapani il Pescara ha giocato in modo lento, prevedibile, quasi accontentarsi del pareggio. Quella era la partita che il Pescara doveva chiudere con più gol al proprio attivo. Ha fatto due autoreti che non si ricorda mai. Ma leggo il giornale, scusami Massimo. Trovo Bocchetti, gli altri due. Lascia perdere il giornale. 4-0 ha vinto il Pescara. Lascia perdere il giornale. Devi sentire quello che dice il campo. Io ho visto la partita. Il campo parla, caro Antonio. Sulla organizzazione di gioco che troveremo. Veloci. Sull'organizzazione di gioco di centrocampo, che io già la vedo la partita con lo Spezia che fraseggia a centrocampo molto stretto, eccetera, eccetera, per poi allungare sulle fasce. Sì. Su quell'organizzazione di gioco, il Pescara doveva fare un pressing continuo, asfissiante, ma con i difensori e i centrocampisti e gli attaccanti che retrocedono a pressare sui loro portatori di palla. Questo è l'unico modo per vincere questa partita: pressing, velocità, aggressività per tutti i 95 minuti. Hai detto niente. Movimento continuo. Devo chiudere. Aggiungo solo una cosa. Il Pescara deve verticalizzare di più la manovra, il gioco. Sì. Appuntamento a giovedì prossimo. Abbraccio a tutti. Grazie.